Rocket, Groot, Drax, venite! Si entra! Manca ancora qualche tick prima della prossima finestra. La prossima? Non dobbiamo far scadere il codice o rimarremo bloccati. La griglia di sicurezza Nova Corps si resetta a ogni rotazione. E aspettando il prossimo reset avremo una rotazione intera a disposizione. Che ci fa la rete ancora su? Non stavamo entrando. A quanto pare i contatti dell'assassina sono inaffidabili quanto la traditrice stessa. No, non ditemi che i codici d'accesso di Gamora non vanno. Ci è costato averli. Calma, Rocket. Abbiamo ancora qualche tick prima della prossima finestra. La rete si è appena resettata. Puoi inserire il codice, Peter. 0451. Tutto qua. Quattro cifre. Sospetto, queste misure di sicurezza sono troppo semplicistiche per i Nova Corps. In realtà no. Il codice funziona solo in questa data e per questa nave. Ah, ho capito. I codici di Gamora sono più simili a chiavi crittografiche, progettati per integrare le coordinate temporali e il numero di serie della nave in un generatore locale di numeri. Metti i dati, escono le cifre. Tutte e quattro. Già. Fatto. Siamo entrati! Incredibile. Non avrei mai pensato che potesse rimanere tanta roba dopo la guerra. E che i Tauri non brillano per la loro moderazione, soprattutto con Thanos al comando. Beh, ormai dovrebbe essere innocua. I Nova Corps hanno avuto 12 anni per eliminare gli esplosivi pesanti, no? Per questo mi piaci. Sei così innocente. Oh, quante cose grandi e terribili potrei fare con questi strumenti. Concentrati, Ratto, non è un'operazione di recupero. Perché no? Alla Milano farebbero comodo nuove armi. E poi si diventa ricchi. Per la regina dei mostri di Seknarf 9, la bestia che cerchiamo ha più valore di qualsiasi rottame sgraffignato. Oh! Oh, qui bisogna stare molto attenti. Non vedo nessun mostro. Ma quel grosso cilindro sembra la nave mineraria di cui parlava l'amica di Peter. Amica. Per una notte. E il mostro lo vedrete presto, appena piazziamo gli evocamostri di Rocket. Sì, razzo. Groot, Quill, pronti. Tocca alla squadra Rocket. Continuo a non capire perché devo rimanere a bordo con l'assassina. Oh. Perché fai parte della squadra verde. Me l'avete assegnata prima di trovarle un nome e non sono verde, ma foglia di tè. Foglia... di che? Senti, se vogliamo incastrare il mostro dentro quella nave mineraria, dobbiamo piazzare i martelli su due lati, due squadre. E due clic alla destinazione. Il terreno è stabile, vi toccherà saltare. Ecco il segnale. Forza, Groot! Non preoccuparti! Dopo che saremo riusciti a posizionare i martelli, andremo a catturare il mostro. Insieme! Molto bene! Martello 1 a posto. Si vede il punto d'incontro. Gamora, tratta bene la mia bimba. È una nave, non una bambina. Oh, immagini. Io sono Groot. La melma rosa è una nanoresina speciale, progettata per impedire ai reliti di andarsene in giro. Bizzarro, non ho ancora avvistato un cadavere tra queste rovine. Si saranno disintegrati quando le loro navi hanno fatto boom. Spero sono Groot. Nah, non fa niente. Ora possiamo smettere di pensare alla melma tossica e concentrarci sui fichissimi rottami che tiene insieme? Io sono Groot? Non proprio tossica, più tipo meglio se non la mangi. Mi sa che quel grosso cilindro è il punto d'incontro. Sì, è la nave mineraria. Che strano vederli tutti ammucchiati così. Tanti frammenti di una guerra di dimensioni galattiche tenuti insieme da... melma rosa. Nanoresine a base di ebrio.
Quello che è, dico solo che è dura da digerire. Oh, guardate! Gialla e blu! Come una vecchia fregata dei Nova Corps, bello! E dai, ci sarà morta della gente su quella nave. Guasta feste, perché ci hai portati qui se questo posto è così sacro? Io sono Groot. Posso nominarti almeno 10 pianeti pieni di mostri. Perché proprio qui? Dici che è per far colpo su Gamora? Ehi, guarda che misteriosi segreti mi hanno svelato i miei loschi informatori. Non so se te ne sei accorto, Rocket, ma la gente non fa esattamente la fila per ingaggiarci. Oh, me ne sono accorto. Se finiamo il lavoro avremo i soldi, certo, ma anche una nuova cliente ricca. Dobbiamo far colpo su Lady Albender con un mostro che le interessi, non una bestia qualunque. Ecco perché saremmo dovuti andare a caccia di Fin Fan Foom. Non possiamo far... Oh! Ok. Sto bene? Ah, a momenti diventavi una vittima di guerra in ritardo. Non scherzare. Mi piace questa cosa. È divertente. Io sono Groot. Andare in giro, solo noi tre. Come all'inizio di questa storia. Prima che arrivasse chi sai tu. Io sono Groot. Io non odio tutti. Quill lo tollero. Quill è un bravo ragazzo. Spero avrai la promozione, Rocket. E dai, Rocket. Drax e Gamora sono aggiunte preziose alla squadra. Lo dici solo perché ti sta ascoltando. È per questo che io e Drax restiamo sulla nave? Forse. Ehi, non si può neanche passare dei bei momenti con i propri amici? Io sono Groot. Tranquillo, non ci crollerà sotto i piedi. Quello sembra proprio un punto morto. Sicuro? Ah, eccoci. Il passaggio è di qua, forza. Come fai a dirlo? Tu fidati di me, ok? Ehi, Groot, dici che ci sono anche pezzi della scheggia Tryon qui dentro. Io sono Groot. Mai sentito parlare della scheggia Tryon? Una piramide di male assoluto che corrompe tutto quello che tocca. Io sono Groot. Inventando? Dimmi una volta in cui mi sono inventato qualcosa. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. No, sta zitto. Chiedi a Gamora. Lei ne avrà sentito parlare. Ehi, Gamora! Lo so a che ti riferisci. E tu come lo sapevi che portava un punto morto? Perché, a differenza tua, ho un ottimo senso dell'orientamento. Peter Quill, l'insubordinazione dell'assassino è diventata insostenibile. Ma se sto seguendo il piano alla lettera! Inoltre adora contraddirmi. Ne abbiamo parlato sulla Milano, Drax. Impegnati. Attento, Quill! Tutto bene, tranquilli. Ma occhio a dove mettete i piedi, i relitti sono meno stabili del previsto. Ah, quello sì che è un fungo. Beccati questo, roba fragile! Li odio questi parassiti mangianavi. I bastardi si papperebbero la Milano in due cicli. Che schifo. Quanti schizzi! Ehi, scommetto 50 unità che ne faccio fuori più di te! Come no? Oh, ma che... Rocket, sei stato tu! Segnapunti? Ti piace? Ho hackerato il tuo visore l'ultima volta che ti sei appisolato. Hai hackerato la mia roba! Considerando tutte le volte che l'ho dovuta riparare... È un po' come se fosse mia. La posizione ottimale per piazzare il martello è poco più avanti. Io sono Groot. Direi sul muso, nel buco gigante che un tempo doveva essere la cabina di pilotaggio. Wow, macabro. Io sono Groot. Sì, cerca di non pensarci. Meglio non farsi domande su che fine ha fatto chi lavorava su questo. Fantastico! Avrei dovuto registrarlo. Fammi un ponte, Groot, voglio vedere se è vivo. Io sono Groot. Non lo so, ma si contorce. Porco di un razzo, Quill, tutto a posto? Sì. Sì, pensavo fosse una scorciatoia. Una scorciatoia? Andate pure avanti. Io vi raggiungo. D'accordo, c'è una stiva missili mezza sfondata sull'altro lato. Ci vediamo lì, va bene?
Stiva missili gialla e blu, ricevuto. Ok, tutto solo in una vecchia nave distrutta. È normale. Vai tranquillo, Quill. Sono sicuro che non ti salterà addosso niente. Forse è giusto io e Groot. Come ve la cavate, squadra Rocket? Tutto bene. Aspettiamo che arrivi Quill. Il vostro compito è da garantire la sicurezza di Peter Quill. Che devo fare? Cadere nei buchi a tutto sotto? Sì. Razzo! Stai cercando di far tronare tutto, Quill? Ho sparato a qualcosa! Ok, ok, è sempre la prima scelta. È bello dedicarsi di nuovo al lavoro manuale. Oh, ciao piccolino. Wow, spacca il razzo! Sei morto, Quill? Sentiamo i tuoi squittii da sfigato, anche senza radio. Ho da fare! Merda, non barare! Ragazzi, dovevate vederlo! Era una specie di budino gigante! Non ci casco di nuovo. È veramente bolliccio! Non fissarlo! Sparagli! Ciao, ciao, piccoletto! Indietro! Non arrenderti, Peter Quill! Va tutto bene laggiù? Quill si è quasi fatto mangiare da un budino, tipo. Dovevi sentire come squittiva. Devi combattere con dignità, Peter Quill. O almeno morirci. Non scherzare! Ciclo a caricare attrezzatura sulla Milano. Più ci tratterremo qui dentro, più sarà probabile che ci scoprano. Sì, sì. È che è un tale spreco. Ehi, Gamora. Attenta a non far finire la Milano in questa resina. Se succedesse, la libererei con la forza. Tranquillo, ho guidato navi peggiori in situazioni peggiori. Will, ci stiamo giocando tutto sulla soffiata della tua amichetta. Spero sia una seria. Io sono Groot. Come se tu sapessi riconoscere una faccia onesta. Io sono Groot. Effettivamente profumava di fiori. Troppo? Per sedurre Star Rizzi. Fidate nel piano, ragazzi. Finora regge tutto, compresa la nave mineraria. Grazie. Porco cacchio! Via! Razzo, razzo, razzo! Oh, ma veramente? Porco di uno schmag! Ci è mancato poco! Stai bene, Groot? Will? Stiamo bene, ma non possiamo saltare! Non serve saltare, su questo lato c'è una trave di supporto bella solida. Dì a Groot di farti un ponte. Basta chiederglielo gentilmente, per me lo fai in continuazione. Ok, Groot, vediamo che sai fare con Pira. Io sono Groot! È un gran bel trucchetto, bello mio. Io sono Groot. Uah, altri mangianavi. Sono dappertutto. Bene, di nuovo in pista! Boom, te l'ho fatta sotto il naso, Quill! Sento che stai usando il visore. Vedi di non barare, Quill. Come fai a sentirlo?
Groot, qui c'è un gancio, riesci ad attaccarti? Io sono Groot. Ehi, Verdolini, se avvistate navi blu e oro da qualche parte, avvisateci. Abbiamo visto molte navi simili. Intende navi attive. Non abbiamo deciso cosa fare se incontriamo una pattuglia dei Nova Corps. Li tratterremo finché non avremo finito. Brutta idea. Gli sbirri sono tutti connessi tramite quegli stupidi caschi. Se ci vedessero, non dovrebbero fare altro che chiudere la barriera per intrappolarci qui con il resto dei mostri. Se vedete gli sbirri, portate via la mia nave. Anche se vuol dire lasciarci qui dentro. Ah, col razzo! Fidati! Ho già avuto a che fare con i Nova Corps. Li ho anche aiutati a catturare dei veri criminali. So come convincerli. Credi che la Milano seminerebbe un centurione Nova a piena potenza? L'ha già fatto. Ok, proviamoci. Bene, piazzalo lì, ottimo. Io sono Groot. Già, ne manca uno. Razzo! No, no! Schifo di un rottame. Io sono Groot. La dannata batteria è andata, ecco cosa. Ci hai messo troppa forza. Vediamo di trovare una soluzione. La soluzione è una batteria, nuova e carica. Va bene. Non siamo sul relitto di una nave? Piena di robe per navi? Da qualche parte ci sarà della roba per alimentare le navi. Sì. Ti consiglio di usare quel tuo visore, allora. Trova in fretta un ricambio. Nel frattempo io raschio via i cavi fritti. Qui c'è un compressore! Scarico! Scarico non va bene. Ehi! Un gigantesco generatore! Come si attacca? In nessun modo! Friggerebbe il nostro povero martello. E se condensassimo l'energia con un canale convogliante? Non inventarti termini tecnici, è irritante! Trova qualcos'altro! Io sono Groot! Certo che stiamo andando dalla parte giusta! Non perdere di vista la nave mineraria, quello è il nostro obiettivo! Ma poi, cosa ci fa una nave mineraria in mezzo a caccia e incrociature? Non si chiamano vittime di guerra per niente. Ho trovato una cosa che sembra carica! Una specie di batteria per auto! Ok, questo coso non mi darà la scossa, vero? La probabilità è... minuscola. Andrà tutto bene. Che stai aspettando? Qui, prendila! Ecco qua. Dovrebbe bastare. Fammici smanettare un po'. Vediamo quanta energia butta fuori e poi modifico un paio di cose. Guardatemi le spalle! Da che cosa? Rocket! Aiutami con queste bestiacce! No, 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 razzo! Se non lo cablo in fretta, andrà in cortocircuito! Nuri di cosi mostruosi! Teneteli pronti! Ah, è come schiacciare un brufolo! Se non lo aggiusto subito, continueranno ad arrivare! Allora, quanto ci vuole a sparare a due cose? Al salmone, il salmone bellico, roditore! Oh, grazie per l'avvertimento! Io sono Groot! Io sono Groot! Giù! È come far fuori bomboniere! Io sono Groot! Non ci pensare, amico! Hanno iniziato loro! Mantieni la distanza, allora! E dai, razza di rottame! Vai con calma, noi siamo qua a grattarci! Fatto! Tutto con la mano. Appena in tempo! Riparalo tu, la prossima volta! Forza, due andati, ne mancano due! Io sono Groot! Quel passaggio è l'unica via per uscire dalla stiva missili, amico! Will, abbiamo trovato l'uscita! Io sono Groot! Groot si chiede se la ricompensa basterà a ripagare il rischio che ci stiamo prendendo.
Io e Groot siamo praticamente invincibili, ma che succede se voi altri vi fate ammazzare? Se dovremo trascinare quel mostro di Lady Hellbender da soli, non... Ragazzi, è un lavoro importante! Per la regina dei mostri di Seknarf 9! Solo che lei ancora non lo sa. Finiamo il lavoro e saremo... Si acchiappa mostri intergalattici di Lady Hellbender? Non preferisco come nome, ma l'acronimo è scomodo. No. Saremo sempre i guardiani della galassia, ma tutti sapranno che il nome è sinonimo di qualità. Quell'affare è ridicolo. Secondo voi era una nave o un robot? È una sentinella Kree. Un robot, ma in grado di volare nello spazio. Io sono Groot. Quello non è neanche il più grosso. Hanno progettato almeno 5 modelli grandi il doppio. E una mezza dozzina di prototipi per mega sentinelle, modelli stealth con parametri di furtività modificati. Come fai a sapere tutto questo? Erano anche loro esemplari sperimentali su mezzo mondo. Molti dei miei componenti venivano dall'hangar di cibernetica vicino al mio, quindi ho avuto un'anteprima dei nuovi robot. Li vedevo trasportare componenti dalla mia gabbia. Non volevo riaprire vecchie ferite. Tanto ormai sono quasi tutte cicatrici. Per gli scienziati pazzi Kree non ero neanche una persona. Più un'arma ambulante con un gran cervello. Un'arma molto loquace. Già, quello è stato un errore. Hanno provato più volte a correggerlo. Io sono un Groot. No, il problema era l'intera struttura. Sarei dovuto tornare e farla saltare in aria prima che finisse la guerra. Aspetta, quella è... Sì, sto per vincere la scommessa, quel! Io ci provo. Siamo nella testa di un mega robot. E io ho parti di robot nella mia testa. Sei nella testa di un mega robot? Bam! Ehi, Groot, cosa dovrei fare con i soldi della scommessa? Intendo le unità che mi dovrà quando avrò vinto. Yeah! Non congratularti. Io so già cosa farò con la mia vincita. Ti tengo da parte per la prossima visita a Contraxia. Mi faccio fare un bel massaggio xeroniano. Come sei prevedibile. Esatto. Fai schifo, Starmort. Vediamo. Un nido! Sarà la sede del circolo dei parassiti. Quello era succoso! Tu che ne dici, Drax? Vuoi partecipare alla scommessa? Pensa quanti ipercircuiti potrai comprarti. Mi prendi per i fondelli? Non voglio acquistare ipercircuiti. Splat! Tanto per essere chiari, la squadra verde non è qua filicata per la scommessa. Perché? Intanto ti serve un'arma da fuoco. Non ho bisogno di armi a distanza. Un tiro! Un centro! Se mi fosse permesso di partecipare, spenderei i soldi della vincita da Leteco. Solo se riuscissi a battere me. Aspetta, Leteco non è mica un ristorante fighetto su Vega. Sono stanca delle radici di Yaro. Io sono Groot. Uno spasso allucinante. Io sono Groot. Quel, abbatti un nido se ti diverti. Mi pare chiaro. Prendiatene un altro. Non c'è bisogno di fare quello che se la tira. Tu che mi dici, Drax? Cosa faresti se riuscissi a battere la mia performance? Inutili congetture. Il roditore mi ha impedito di partecipare. Proprio così. Un concorrente basta e avanza. Stupido Quill con le sue sparafagioli. Sai che c'è, Quill? Non mi sembra giusto. Tu hai due armi, io una. D'ora in poi, i miei punti varranno il doppio. Non barare! Bene, Quill, il martello va qui. Non farai incacchiare tutte le bestie qui intorno, eh? Mi spiace, Quill. Dopo l'ultimo, non mi va di rischiare. Faccio una prova. Di nuovo?
Lockhart! Ho solo girato l'interruttore per vedere se si accendeva. Sì? Dillo a loro! Che dire, un raggio d'azione mica male! Buonanotte, occhioni! È come far fuori i bomboniere! Pranzo, pensavo fossimo al sicuro! Oh, dai! Anche in un vagone spaziale! Non ammirarlo! Sparagli! Molto utile, grazie! Di niente! Ora smetti di distrarmi! Ah, sì! Ti stramassacro tutti quanti! No, quella parola non esiste! Dobbiamo davvero testarli, questi oggetti! Grazie della fiducia nelle mie abilità! Ma sì! Scusa se ho scoppiato i tuoi sogni! Almeno fanno un bello splat! È soddisfacente, concordo! Pioggia di fuoco, Lockhart! Lo sapevo che avevo perso la festa l'altra volta! Basta che non dimentichi il martello! Come fanno a essercene così tanti? Non farti sopraffare! Ma figurati! Io ne ho uccisi di più! E allora, lumacone famoso! Quello era Begli succoso! Begli schizzi, Rocket! Vero? Quello quanto valeva? 5 punti? Dai! Non puoi mica... Mi tocco i martelli! Ottimo! Ci vediamo sulla nave mineraria! Come sappiamo che il mostro che cerchiamo non è uno di quelli che abbiamo già ucciso? Le creature degne della collezione di Lady Elbender non muoiono facilmente. Spero solo di riconoscerlo prima e non dopo averlo fatto fuori. Ok, la nave mineraria è laggiù. Certo che è stabile. Per quanto possa esserlo il relitto di una nave dei Chitauri. Dai, Groot, dobbiamo attraversare. Rocket non ti metterebbe mai in pericolo, no? Io sono Groot. Esatto, io penso sempre a te, bello. Io sono Groot. È solo instabile, come tutto il resto, d'altronde. Non farti saltare la fotosintesi. Io sono Groot. Sì, la resina regge una stupida corazzata. Fidati, è perfettamente sicuro. Vedi? Te lo dimostro. Oh, guarda. Rocket? Oh, razzo! Ehi, saltate! No, no, no! Ah! Groot! 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 Ciccio, sei salvo! Io sono Groot! Bene! Stupido ciocco di legno ammuffito! A momenti morivi per salvarmi! Io sono Groot! Anch'io ti voglio bene, brutto torsolo altruista! Andiamo qui! Ci aspetta la nave mineraria, non facciamo tardi! Tutto qua! Non andiamo a cercarlo! Dice che sta bene! Ci vediamo dopo! Squadra Rocket, tutto ok? Ho perso il segnale di Groot! Razzo! Si sarà rotta la radio nella caduta! Cos'è successo al Fuscello? Fuscello è tutto d'un pezzo, lui! Ma cade! Non capisco se sei sveglio o scemo! Squadra Rocket, chiudo! Ah, ci siamo liberati della squadra verde!
Ora smettiamola di pensare a quello stupido incidente. E poi Groot sta bene, niente di cui preoccuparsi. Ma chi se ne frega, l'hai detto tu, no? Groot sta bene, va tutto bene. Esatto, va tutto bene. Certo, certo, bene. Quill, stai scansionando cose. Ugh.